Buongiorno, allora come potete sentire dalla mia voce squillante, stiamo un po' male, sono le 9 meno 20, anche se noi siamo, no, meno 10 Marghe, però noi siamo svegli già da un po' perché i bambini ci hanno svegliato e vabbè, abbiamo fatto il caffè e vi sta addentando i Ringo, facci vedere i Ringo. Ah ah, mi spanto. Bene, io sono benissimo e quindi abbiamo deciso che oggi riprenderemo solo il caffè. Questo è il tavolo della colazione, adesso devo ancora decidere cosa addentare, però prima devo cominciare a bere il caffè, perché sennò la vita non può andare avanti. E tra l'altro dobbiamo ancora finire il vlogmas di ieri, abbiamo pensato di farlo mostrando le cose che abbiamo comprato ieri da Rese. Non lo farò mai più nella vita perché mi asfranto come se avessi fatto la maratona di New York, però è stata una bella esperienza. Ok, Ok, la colazione la vuoi la riprendere? colazione dei campioni. Insomma, ho bisogno di qualcosa che mi tira su. E che si fa? Ah, ok, le vedo adesso. Ciao! Sono le 2:20. Noi, come potete notare, ci siamo preparate, ma non siamo mai uscite. Perché no? Siamo, cioè, io sono proprio in un'altra dimensione, Elvi più o meno. E quindi ho detto, vabbè, riposiamoci. Oggi siamo fatti la doccia. Elvi è triste. Perché sei triste? Perché non siamo uscite? Non farmi Ma sentire che in bello colpa scorcio della mia perché. faccia. Che bello. Non farmi sentire in colpa perché non siamo uscite. Sono tanto stanca. Quindi dicevo, ci siamo fatte la doccia, ci siamo preparate, però poi siamo rimaste qua perché è così che si fa. E adesso, no, zitto. Adesso, come tutte le brave persone, prima di fare la valigia, ci finiamo di vedere un film estremamente culturale e serio che abbiamo cominciato ieri sera. Detto, vabbè, vediamoci qualcosa di serio che ci è cultura. Abbiamo visto Hannah Montana The Movie e adesso dobbiamo finirlo perché ieri non l'abbiamo finito. Poi faremo le valigie e tra 2 ore e mezza circa dovremmo andarcene. Savara, devi vedere pure tu. C'è Taylor! Ora zoom su Taylor. È scomparso. Torna Taylor! Torna da me! Abbiamo preso da mangiare, caralli, l'acqua, gli ha preso il succo delle noccioline che si sta avidamente mangiando. Guardate com'è avida. Intanto fa le settimane enigmistiche. Non c'è da che problema. Allora io mi sento in colpa perché oggi non ho ripreso niente. C'è la musica, se no parlo troppo forte. E spero mi sentiate, siamo chiaramente nel treno, quindi c'è casino. E dicevo, oggi non ho ripreso praticamente niente, ma qua io sono straccio, cioè io sono abbastanza convinta che mi verrà la febbre, perché continuo a tossire io quando tossisco, vuol dire con la febbre. Quindi oggi non abbiamo fatto nulla perché appunto io non ero nelle condizioni di fare niente, siamo rimaste a casa tutto il giorno, abbiamo mangiato un panino e niente, siamo rimaste a casa tutto il tempo, poi alle 4:10 circa siamo uscite per prendere il treno, abbiamo fatto una super corsa perché c'era un sacco di traffico a Giamiano e quindi stavo per perdere il treno, io ero lì con l'ansia che mi è passata adesso praticamente l'ansia di perdere il treno e quindi oggi non ho ripreso niente. Mi dispiace, però la vita va così. È stata proprio una giornata molto moscia, cioè sarebbe stato noiosissimo se vi avessi fatto vedere noi sul letto, su Netflix, o noi a fare la valigia, perché quello è successo. Niente, ormai vi rimando qualcosa quando torno a casa insieme a Woody e i micini, ma tornerò. Woody, ma come fai a vedere le cose con questi capelli? Come fai a vedere le cose? Come fai a vederle? Come fai a vederle? Tieni
qui che ti sistemo i capelli. Woody! Vieni qua. Woody? Oh, ma arrabbio, eh? Woody! Woodino? Woody? Woody? Fanciulle, allora, ultimo pezzettino del vlogmas alle vecchie abitudini in giro con Woody. La voce se ne sta un po' andando perché il freddo milanese devo dire che mi ha colpito abbastanza. Però sono anche abbastanza stremata perché oggi ho un po' patito le conseguenze di questi 2 giorni di freddo e di attività comunque pienissima, eccetera. Quindi insomma avrei preferito mettermi a letto subito, però appena l'ho visto mi è mancato tantissimo. Anche io sono mancata a lui perché questa settimana per coincidenza siamo stati fuori sia io che papà e quindi si è sentito un sacco solo. Quindi si è sentito un sacco solo e non potevo non portarlo a fare una passeggiatina perché mi era mancato veramente tanto questa abitudine di farci le nostre passeggiate insieme. E quindi adesso ci facciamo questo girellino e fa abbastanza freddo, ma niente in confronto a quello che c'era a Milano, quindi sono anche abbastanza contenta perché così mi posso un po' rifare delle temperature un po' glaciali. Woody, vieni di qua. E niente, quindi Woody è contento, siamo tornati alle vecchie abitudini perché comunque questi giorni sono stato abituato un po' diversamente perché mia mamma non ama i cani e quindi da sola non lo portava in giro e Giulia ovviamente la sera tardi non lo porta, quindi insomma ho dovuto un po' cambiare cose da fare e sono contenta di essere tornata. E che altro? Sono molto contenta di questi giorni che abbiamo trascorso a Milano, sono stati dei giorni abbastanza appunto frenetici, abbiamo fatto tante cose, abbiamo cercato di riprendere il più possibile, però soprattutto ieri ad Arese in realtà non c'era troppo da far rivedere, però sono contenta insomma di quello che siamo riusciti a fare, sicuramente ci torneremo altre volte e faremo quello che non siamo riusciti a fare questi giorni, però è stato bello. E niente fanciulle, quindi io proseguo questa passeggiatina, ci tenevo ad aggiungere qualcosa di carino al vlogmas visto che oggi ho ripreso veramente poco, però appunto è stato il giorno di rientro per cui non ho fatto molto di più. E allora noi ci vediamo domani, spero che nonostante le poche attività questo vlog vi sia piaciuto lo stesso e appunto ci vediamo domani e si torna alla routine romana.